la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cinque pani e due pesci, 200 denari, 5.000 persone senza contare donne e bambini. L'ora sul far della sera, l'ambiente, l'erba verde, infatti si era vicini a Pasqua, era la primavera del 29 d.C., insomma tutto quadra. È l'unico miracolo narrato da tutti e quattro i Vangeli, quindi è il meglio testimoniato. Il miracolo è ricco di particolari, segno che è un fatto storico. Primo insegnamento. Storia. In un mondo diventato come il nostro, virtuale, dove neanche le foto danno garanzia di un fatto, infatti c'è Photoshop, c'è adesso intelligenza artificiale, in un mondo dove i leaders mentono spudoratamente, Gesù è storia. Persino per la BBC, che ha fatto dei filmati per Alessandro Barbero, noto storico italiano. Secondo insegnamento, visione. Qui ci sono migliaia di famiglie in un luogo verde e sicuro, sicuro perché fuori dalla giurisdizione di re Erode Antipa. Gesù dà un segno di grande potenza che dice chiara la sua visione. Lui ha in mente una liberazione, sì, ma non armata. Che pure fosse stata armata avrebbe acceso gli animi dei giudei, come del resto era stata armata quella di Mosè e di Giosuè. Ma al contrario la visione di Gesù è di una liberazione di grande fraternità. Quella sera, per quella meravigliosa cena, la gente era seduta senza distinzioni tra buoni e cattivi, tra giusti e peccatori, adulti e bambini, uomini e donne. Quella folla è un'immagine splendida del regno dei cieli, che è già possibile e reale in terra. Se avessimo abbondanza nell'accoglienza e nella fraternità senza esclusioni. Terzo insegnamento. La gente non capisce. La gente cerca Gesù per farlo re. Gesù è incompreso dalle stesse persone che avevano mangiato. Noi che mangiamo tutte le domeniche alla sua tavola, alla sua ultima cena, lo comprendiamo noi, Gesù? Schiettamente Paolo ai suoi di Corinto dice: no, neanche voi capite. Sarà per questo che Nietzsche scrisse: se Cristo è risorto, perché voi cristiani siete così tristi? Non avete un volto da persone redente, voi. Forse neanche noi capiamo.